questo video ti darà fastidio. Probabilmente a qualcuno di voi darà fastidio il fatto che io non sono nella mia postazione o che il Papa sia dietro di me. Ma questi sono dettagli, perché oggi siamo tornati con un prova a non arrabbiarti. Dexter, sapete che ha fatto, prova a non goderti, prova a non provare vertigini, prova a non morire. Bene, oggi siamo tornati con la prova a non arrabbiarti challenge. Lasciate tanti like per altri video di questo genere emozionali, perché oggi cercherò di mantenere la calma. Io sto tanto bene, ho passato un bel capodanno e quindi oggi faremo i bot. Se questo video arriva a 50.000 like, arriverà a 50.000 like. Quindi spolliciate a più non posso. Fatemi sapere se diventa blu il like, ma banda di ciance, e sono pronto. Fatemi sapere se volete il ritorno di video emozionali come questo. Ma adesso via. C'è una torta. E già la cosa ci piace. Ok, un bel taglio. Ad esempio io la torta non la so mai tagliare, mia madre si incazza. Quindi al contrario, a me questo non fa incazzare. Ma sicuramente se lo faccio vedere a mia mamma o a mia nonna, mi sputano in faccia, dritto in un occhio. Ecco, cosa ti fa arrabbiare la pubblicità che parte su YouTube? In caso vi fosse partita la mia, cliccateci sopra. Ok, sì, vai. Cioè, faccio vedere sto video a mia nonna, muore di infarto. È già morta, però rimuore se io lo faccio vedere. Ok, una trottola che gira. Dovrebbe girare, e invece non gira. Bene. No, no, mischiate le caramelle con gli Smarties. No, no, e poi se io voglio il cioccolato e mi capita una caramella gommosa? Questo è fastidioso. Ok, tracciamela questa linea. Tracciamele tutte dritte. In realtà questo non mi fa incazzare, perché io traccio linee a caso, quindi. È abbastanza tranquillo. Tra l'altro la musica che hanno messo sotto è rilassante, quindi è poi difficile arrabbiarsi, vero YouTube? Ma ora farà una linea stortissima e tutti ci arrabbieremo, vero? Oh no, che disdetta. Rotolo. Va bene, un foglio. Ah, si strappa un pezzo del mio cuore ogni cosa che si strappa. È un prato all'inglese, lo pettiniamo tutto, come pettiniamo le bambole, e dopodiché non le pettiniamo più, le facciamo diventare rasta. Fa vedere? Beh, dov'è? Ragazzi, questo video mi sta facendo incazzare? Sì, ma perché non mi fa incazzare? Ah, ah, questo fa incazzare. Anche questo fa molto incazzare. No, ti prego, no, ti prego. No, ti prego, che schifo, madonna, tutte le mani unte. Ok, è finita la musica rilassante, non mi posso... No, per il pomodoro, mi incazzo perché è finita la musica. Nuova compilation. Sì, fa incazzare, cioè lo ammetto, a chi non è mai capitato, a me è troppo e... Poi lo strappo con i denti, ma dalla rabbia. Dai, dai, che fastidio, levalo, taglialo per favore, taglialo. Taglialo, ti prego. Ok, ti prego, basta. Non posso resistere. Se si spezza la punta mi incazzo. Fa male. Bello, bello. E ora? Lo sai dove te la metti quella matita? Sì, esatto. Vai, puoi ancora disegnarci. Ancora funziona. Ops. Rompila a metà a questo punto. Silenzio. È un momento molto intenso. Già non trovi dove cazzarola fare. Ecco qua, l'ha trovata. Era prima, guarda, l'hai trovato, era prima. L'hai trovato? È inutile che gratti, non è che ingratti e vinci, che se più gratti e più vinci. Non vinci un cazzo, vinci la voglia di fare un genocidio, ecco cosa vinci. Potrei fare battute sulle seghe. Ma le farò, infatti le farò. Questa è una sega mai riuscita. Quanto è duro quel cionco di legno. Oh sì. Vai, lo devi segare meglio. Ho paura facendo delle YouTube poop. Niente, sfondalo, ciao. Si è arreso. Non riesco a vederlo questo. Questo fa arrabbiare sul serio. Dai, ma buttacela, mamma mia. Te prenderei la mano, te la... Strapperei, guarda. Mamma mia, che fastidio. Questo è fastidioso pesantemente. Dai, ti prego, versala tutta, no? Quante volte vi siete infastiditi al momento? Scrivetelo nei commenti. Al momento mi sono infastidito seriamente 2 volte. Cerchio perfetto, Giotto te fa una pippa. Ok, mescolale ste carte. Mescolale. Bene, le hai prese ora? Ah, e ora non si prende l'ultima, che fastidio. Io di solito qui o mi lecco le dita e faccio così, ok.
quindi è il fastidio nel fastidio, perché non è finito questa cosa fastidiosa. Dai, mettile insieme. Mamma mia, che problemi autistici hai. Mettile insieme. Niente, questo ha problemi psicomotori. Ce la faremo? Ce l'abbiamo fatta? Vabbè, lo stai facendo apposta, allora sei stronzo. Stronzo te. Sì, sei stronzo. Il burro. Bene. Ancora non ha trovato il verso. C'è un gatto. Porca due! Ecco una cosa insoddisfacente. Mi è volato un gatto in mano. Ok, ha trovato il pezzo. No, no, no. Ancora sto burro. Basta, basta. Abbiamo capito, basta. Cos'è? Penne che non scrivono. Fortuna che non vado più a scuola, se no. Ecco, allora questa è una cosa che a me non dà fastidio, perché ditemi se anche voi, ma io col telefono ci mangio, nel senso lo uso proprio come cucchiaio. Cioè, fa schifo, è lezzo, è lurido. Dov'è il mio telefono? Ecco. È lercio. Un chiodo. Un chiodo delle dita, guarda. Ah, sei stupido te, eh? Un'altra persona con problemi psicomotori, perché non è possibile che non riesci. Cioè, fa arrabbiare più la persona che il chiodo. Dovrebbero essere real al 100% questi video, però una volta lo sto facendo real al 100% e dico real al 100% che sei un deficiente. Bravo, stupido. Martellata in testa meriteresti. Ok, dai, l'hai raccolta tutta alla fine. Ecco, cosa mi fa incazzare quelli che non raccolgono la cacca del cane. Non c'entra niente, però mi fa incazzare al pensiero. No, ragazzi, oggi sono troppo calmo, non posso mai arrabbiarmi, neanche se mi fate vedere 1000 foto di Snitex. Ok, ce la faremo? Ce la faremo? Ma perché li create sti nastri adesivi? Perché se poi dobbiamo fare questo? Il terremoto no, è un gatto. Cioè, io ce l'ho in real life il provare a non arrabbiarti, vedi? Ecco, ce l'ho in real life. Abbiamo finito? Grazie. Ho un video da registrare, a posto. Dicevamo, verde nel verde, un sole verde. Fa arrabbiare un sole verde? No. Una scatola di tè, dentro la scatola di tè c'è la droga. No. Mamma mia, la gente che non sa piegare i fogli. La gente che non sa piegare i fogli. Come si fa a non saper piegare i fogli? Questo che la rovescia, no, non la rovescia in terra, strano. Bene, quindi cos'è che fa arrabbiare? Il fatto che sfori tutto. Cazzi tu, hai pulisci te, mica io. Avessi fatto a casa mia mi sarei incazzato. Hi, ciao, come stai? Ops, non si cancella. Sputaci sopra, vedi che lo sputo è adatto a tante situazioni, tante cose, ci sputi sopra, si cancella. Tranquillo, eh? Vai, bravo. Ma sono cose che sì, nella vita fanno arrabbiare, ma vedendole non molto. Cioè due o tre cose solo mi hanno fatto arrabbiare. E niente, ragazzi. No, questo è la, guarda, questa è la cosa più fastidiosa. Intanto se vedete del terremoto, vi ripeto, il gatto, io ho la prova a non arrabbiare doppia, sia visiva, video che in real life. Ecco. Si è scocciato tutto. Mi sono scocciato anch'io. Non è il terremoto, raga, è il gatto. Va bene, il video del provare a non arrabbiarti è finito, ma non è finito questo video perché ora mi sto arrabbiando in real life. Guarda, guarda ora che succede, guarda che succede ora. Io direi che il video possa finire qua, prima che i gatti, ecco, facciano questo. Hai visto, c'è un gatto pure che me lo ritira sulla telecamera, proprio un gatto intelligente, più intelligente di questo non esiste. Quindi potete iscrivervi al canale, che tra poco diventerà un canale di gattini, quindi prenderò tanti like, lasciate un like per il gatto. Ormai YouTube è suo. Iscrivetevi al canale, noi ci vediamo per il prossimo nuovo video. Io non mi sono arrabbiato, mi arrabbierò tra poco. Quindi un abbraccione, un salutone, ciao gatti.